stato solo un crollo. Si è sentito questo boato, questo rumore un po' anomalo per me, insomma, non è che si sente sempre. Un tonfo sordo in piena notte, il tempo di prendere coscienza della situazione e di fronte le macerie che invadevano la terrazza. Laura Casamonti sta bene. Il muro di contenimento, crollato a Colle Valdelsa, in via Diaz, ha danneggiato due auto poste al di sotto, ma non ci sono persone coinvolte. Come vedete, appunto, alle mie spalle un crollo piuttosto grave, perché diciamo, non ha avuto conseguenze, quindi non ci sono stati feriti, non ci sono stati decessi, solo perché è avvenuto nelle primissime ore del mattino, verso le 5, 4 e mezzo, 5, e quindi non c'era nessuno in giro e tutti fortunatamente erano a riposare. Il costone che si è staccato fa parte del giardino di un'abitazione soprastante. Sono affacciato qui fuori che mi hanno chiamato, hanno suonato il campanello. Sono arrivato qui fuori e ho visto quello che c'era e basta, e nulla. E poi sono arrivati i vigili del fuoco, carabinieri e tutti. I vigili del fuoco, per prevenire ogni rischio, hanno interdetto l'ingresso nell'appartamento alla donna, che sarà sistemata in un'abitazione a disposizione dell'amministrazione comunale. Con l'appartamento del comune o con un appartamento della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa verrà sistemata, speriamo temporaneamente, speriamo per il minor tempo possibile. Il crollo sarebbe stato causato dalle recenti piogge. In passato i condomini avevano segnalato timori sulla tenuta del muro. Non ci sarebbero però stati interventi di consolidamento.